Signore, c'è un problema, le due cavie sono scappate. Non ti preoccupare, so già tutto. Vai pure. Salve a tutti. È da un po' che non faccio video, ma con quello che vedrete oggi anche voi saprete la verità. Al momento solo Omic ed attivamente, cioè i miei due più stretti ex collaboratori, sapevano quello che vedrete oggi e lo avevano accennato anni fa nel video che ho messo in introduzione. Tuttavia all'epoca quel video, che ora trovate anche in descrizione, non se lo era cagato nessuno. Ebbene sì. Voi Griffer siete stati le mie cavie per tutto il tempo. Per anni ho infatti osservato e studiato diverse comunità online con lo scopo di vedere come evolvevano nel tempo e come si adattavano ai conflitti fra i membri e con il resto del mondo. Lo scopo di tutto questo? Capire quali delle tante comunità test sarebbe stata la più longeva, la più fedele ai suoi ideali e soprattutto quale sarebbe stata la più resistente ad un eventuale cambio di leadership. Alla fine degli anni 2010 i Griffer erano una comunità perfetta per questo scopo, in quanto con l'avvento delle protezioni di Bookit e con lo scandalo che aveva coinvolto il membro più importante di allora della community italiana, cioè Capobastone, l'intero gruppo, all'epoca uno dei più grossi di YouTube Italia, era allo sfacelo. Infatti da un lato l'assenza di un leader che si potesse imporre e dall'altro i grief che diventavano sempre più complicati da effettuare stavano allontanando la gran parte dei membri da questa forma di gioco. Questo poi andava unito alla pesante competitività fra i giocatori, dove ognuno voleva diventare il nuovo capo, e dallo stile aggressivo che i griefer da sempre hanno. Con questi presupposti sinceramente mi aspettavo la totale scomparsa della community italiana nel giro di poco tempo, ed invece dopo più di 10 anni, sebbene in numero molto più ridotto di allora, non solo sopravvivete, ma riuscite anche ad avvicinare nuovi membri a cui ereditare il vostro stile. Per studiarvi da vicino all'epoca decisi quindi di infiltrarvi fra di voi come semplice membro e da lì provai iniziando a fare qualche semplice video di griefing da zero imitando gente più famosa, pur sapendo di aver pubblicato in passato solo un altro video di gameplay di un altro gioco e sapendo poco di griefing. Ovviamente per mimetizzarmi al meglio, cercai anche di dare ai video uno stile più infantile possibile, con risultati ridicoli, ma fortunatamente efficaci. Una volta entrato nel gruppo la prima cosa che notai fu come la community di griefing, vivendo fra alti e bassi, usava come arma per non cadere una leadership incredibilmente fluida, che premiava quelle persone che più riuscivano a coinvolgere gli altri o a fornire metodi o bug per bypassare le protezioni dei server, come accaduto ad esempio con Viper Strikes ed il bug d'azioni. Col tempo imparando dagli altri sono riuscito a migliorare sia nello stile del montaggio, dando vita a qualcosa di più personale rispetto al semplice velocizzare con musica di sottofondo, sia nelle tecniche di griefing che nei primi video regolarmente sbagliavo. Fatto questo ho ritenuto opportuno provare ad incidere direttamente nella community e per questo dovevo portare qualcosa di originale ed utile. Tra queste idee sicuramente le tecniche che mi hanno fatto più conoscere fra i griefers italiani sono le anti-bootkit. Alla fin fine nulla di nuovo sul panorama internazionale, ma all'epoca in Italia in pochi avevano pensato di usare i pistoni per griefare ed inoltre sono stato fra i primi ad usare i generatori di impulsi per permettere un grief più rapido ed in grado di colpire all'epoca anche i server plotmi. Queste tecniche assieme a molte altre come l'uso dei pipistrelli, dei carrelli e dei viternei plotmi mi hanno fatto conoscere a molte persone, era quindi il momento di interagire direttamente sul punto più debole che il griefing aveva all'epoca. La sua filosofia di fondo. L'occasione si presentò quando Capobastone, vecchio leader della community cacciato dal suo gruppo per i motivi che tutti conosciamo, e non in grado di griefare da solo i bookit, ci attaccò tutti dicendo che tutto il nostro stile di gioco era inutile in quanto ormai ogni server era in grado di annullare ogni grief con pochi comandi. La mia risposta non tardò ad arrivare. Se infatti era vero che ormai tutto era ripristinabile facilmente in un server griefato, c'era ancora una modalità per colpire pesantemente i giocatori. Una modalità in cui la pubblicazione dei video su YouTube aveva un ruolo determinante. Il trolling.
L'obiettivo di una griefata, infatti, secondo me non doveva essere il semplice radere al suolo un server, magari vuoto, per mostrare la distruzione creata, quanto piuttosto usare ogni tecnica possibile per dare fastidio ai giocatori e registrare quindi le loro reazioni, sia dentro che fuori da Minecraft. Il video su YouTube, quindi, da semplice intrattenimento per chi lo guardava, diventata esso stesso strumento di griefing. Per entrare nel villaggio c'è da superare una prova, devi rappare una canzone. Tre, due, uno, vai. Ho sognato di volare con te su una bici di diamante senza andare. Ok. Ammetto che vedere questo tipo di angheria fatta sui bimbi un po' di senso di colpa me lo ha dato. Agagaga. Ad ogni modo, l'inserire questa filosofia nella community griefer ha dato un sacco di effetti non preventivati oltre ai bambini cantarini. Un altro aspetto rilevante è stato il fatto che in molti casi, in seguito ad griefi giocatori incazzati, dopo averci insultato in ogni social disponibile, alla fine si mettevano a loro volta a griefare altri, come è successo ad esempio al giocatore poeta di Dragonborn che per un po' si era unito a noi. Un caso estremo da questo punto di vista è stato il grief al server Vanilla Puro, dove lo stesso admin si è messo dopo il grief ad offendermi sul suo forum, convertendo tutti i miei post lì sopra in testi omofobi. A seguito a questo, un altro membro, non d'accordo per come ci ha trattato e probabilmente in rivolta verso una leadership dittatoriale, ha prima griefato il suo server a sua volta girandoci un video e poi, dopo aver reclutato metà dello staff con cui collaborava, ha aperto un nuovo server. Gennaro Biscotto ci ha inviato una registrazione super potente che voleva farvi ascoltare. Una chicca bellissima. L'importante dei videogames, ma più che altro l'importante su Minecraft, è divertirsi e giocare. Quando questi valori vengono meno a causa del denaro, non vedo perché sia poi così tanto sbagliato griffare. Sono arrivati più volte reclami di cose inesistenti, perché il video che avevamo pubblicato era completamente censurato. Nessuna parte del video poteva riportare alla persona fisica, in questo caso alla persona trollata. Il griefing, quindi, rispetto a modalità di gioco più lecite come il pay to win, rappresenta in molti casi addirittura una scelta più etica ed oserei dire che possa avere anche un valore educativo positivo nel caso mostri come un giocatore esperto riesca a sconfiggere uno che non lo è, ma potenziato legalmente con dei cheat. Ovviamente però il griefer da chi pratica questo tipo di business non sono ben visti e vari admin hanno più volte minacciato la nostra community. Il caso più eclatante avvenne anni fa, quando una certa società di hosting, per censurare un metodo che avevamo inventato per trovare i loro server privati da griefare, ha minacciato legalmente l'allora admin di Griefing Italia. E non solo. All'epoca chi c'era ricorda che lo stesso forum aveva anche subito un attacco di DOS. Sebbene non ci sono prove per legare i due eventi, il fatto che siano accaduti in contemporanea non è un bel segnale. Oltre a queste minacce legali, che potremmo definire fra virgolette storiche, nel mondo di oggi a colpire i griefer ci pensano anche le accuse di reati inesistenti in ambito di gaming, come il cyberbullismo o anche le odierne filosofie di cancel culture politicamente corretto che oggigiorno imperversano sui social come YouTube e ne determinano le politiche di moderazione. Non è quindi improbabile che a breve si rischi di finire in galera perché si usa un app client, o perlomeno i video di griefing ogni giorno rischiano la cancellazione da YouTube o comunque sono oscurati nelle ricerche. Ho già parlato di questi argomenti nel mio ultimo trailer del canale, che vi invito a guardare se non lo avete già fatto, presentandovi anche una possibile soluzione a tutto questo chiamata ZeroNet. Ecco il righello. Perfetto, ho perso altri 3 cm di cazzo. Magnifico. Ma cosa distingue il buon griefer dal novizio o dalla persona comune, vi chiederete alla luce di quanto detto finora? La risposta è semplice. Autoironia. Come avete potuto sentire da Jezzy nello spezzone di pochi secondi fa, il griefer si nutre, fra virgolette, di prese per il culo e spesso non ha problemi a prendere per i fondelli anche se stesso.
Noi griefer, al contrario dei vari piagnucoloni di admin dalla denuncia facile o dei giocatori nerdoni incalliti, non ci facciamo problemi a ricevere critiche anche pesanti, anzi, proviamo piacere nel sentirle e nel vedere quanto queste persone si abbassano di livello pur di interagire con noi. Perché ricordate, chi odia veramente non è chi vi insulta o chi comunque cerca di portare la sua opinione, chi vi odia davvero è chi vi ignora. Perché chi ignora non può conoscervi e chi non vi conosce non vi può né adulare né insultare. Quindi l'insulto ed il sadismo del greeting non sono crimini d'odio, ma sono un modo per unire le persone al di là dei concetti e delle parole. La stessa cosa vale ovviamente anche per i troll, che si adoperano tutto il giorno per distruggere ogni verità o fazione e provano piacere nel farlo. A differenza di ciò invece l'hater, che odia, non vi insulta o attacca per demolire i vostri preconcetti, ma invece lo fa per far valere la sua opinione sul resto. Quindi, non paragonateci a questa gente. Negli ultimi tempi, anche in virtù di queste nuove concezioni del trolling che circolano online, alcuni nuovi arrivati criticavano la nostra idea di addestramento per diventare griefer, che consisteva appunto nell'imparare a nutrirsi di insulti invece che a respingerli. In alcuni casi siamo stati anche accusati di bullismo, e la giustezza dei nostri metodi storici ha prodotto anche alcuni dibattiti fra noi sulla loro efficacia nell'attirare nuove leve, che tutto sommato comunque si stanno mostrando degni eredi della nostra scuola. Ad esempio Capitan Riccone, come potete vedere, non aveva iniziato benissimo, tuttavia sono felice adesso di vedere un ottimo griefer, che ha anche portato innovazione fra noi presentandoci il software Grief Buddy, perfetto per trovare facilmente IP grieffabili. Per concludere il report su questo lungo esperimento, posso certamente dire che il modello e la storia dei griefers italiani possono essere visti come una simulazione in piccolo della realtà dei nostri giorni. Usare i bambini per un esperimento forse non è molto etico, tuttavia credo che questi ragazzi crescendo e con le dovute nozioni ci abbiano mostrato come sia possibile sopravvivere in un mondo competitivo ed aggressivo tramutando la propria ricerca del potere in trolling, il cui metodo, senza spaccare nulla ovviamente, può essere applicato anche alle relazioni fra persone nel mondo reale. Forse dovremmo tutti imparare a trascendere le parole per coglierne il vero significato che, anche in quello che viene espresso come insulto, in realtà trasuda ricerca di amore ed unione al di là di fazioni e gruppi di appartenenza. Come un griefer per griefare deve saper giocare bene a Minecraft, se non addirittura meglio del giocatore medio, allora anche il troll o chi vuole comunicare o conoscere gli altri nel mondo reale deve imparare a trascendere le parole e vederle per quello che in realtà vogliono dirci, spesso mostrando i nostri limiti per cui non dobbiamo avere un approccio chiuso ed offeso, ma aperto ed accettante. Solo due cose sono finora fallite con i griefers per me. Il portare il gruppo di grief in Italia a trollare anche fuori da Minecraft ed il portarlo dentro ZeroNet per salvarlo in caso YouTube inizi a bannarci. Voi cosa ne pensate? Credete che sia etico portare dei bambini dentro quella che alla fine dei conti è una darknet nel deep web? Arrivederci alla prossima. L'esperimento continua, e anche se non grieffo più tanto con voi continuo a tenervi d'occhio con affetto cari grieffers. Ringrazio infine Omic per avermi dato l'idea di creare questo video, chiedendomi informazioni sulla storia dei primi grieffers italiani.